Una scelta di responsabilità. Così il presidente del Mastro Giurato, Danilo Marfisi, ha annunciato che l'edizione numero 39 della rievocazione storica di Lanciano quest'anno non si farà. Troppe le complicazioni e le rinunce per una edizione che sarebbe stata forzatamente celebrata in tono minore, non in centro città, ma ristretta alle torri montanare. E allora l'associazione ha deciso di soprassedere, anche se proseguirà la selezione delle dame, avviata a inizio estate, e l'addobbo delle vetrine delle vie del commercio, per non far mancare la tradizionale atmosfera medievale a settembre. Per l'investitura del Mastro Giurato, lo storico corteo e tutti gli appuntamenti della settimana medievale è tutto rinviato al 2021. Andare avanti con questa, come dire, con queste premesse chiaramente sarebbe stato solamente accollarsi un rischio inutile. Non sappiamo quanta gente viene, non sappiamo se riusciamo a ospitarli in sicurezza e soprattutto non abbiamo l'aiuto per quanto riguarda la cosa che ci interessa di più, cioè la cerimonia del giuramento in piazza. Il sostegno nei posti di blocco da parte delle forze dell'ordine non è colpa loro, il regolamento è così e non possono presidiare. Dovremmo farlo noi a nostro rischio e pericolo, non credo che sia il caso. Si chiede alle istituzioni di stare vicino all'associazione del Mastro Giurato, almeno a livello finanziario. Beh, adesso più di prima e più di sempre, perché in questo momento noi abbiamo urgente, sottolineo urgente, necessità che vengano erogati questi contributi. Perché abbiamo ancora qualche pagamento da fare, perché comunque siamo esposti con le banche, con le nostre fiduciarie e perché comunque vogliamo chiudere questa parentesi il prima possibile. È importante che questo accada velocemente e sperando che questa pandemia si esaurisca il più presto possibile, ma comunque non sarà domani e quindi dobbiamo organizzarci per tempo per il 2021. È stato rinnovato l'accordo di collaborazione con le vie del commercio e con altre realtà commerciali, appunto, quindi saranno di nuovo esposti dei nostri abiti nelle vetrine, completeremo la selezione delle dame per il 2020, anche se non sfileranno perché la manifestazione non c'è, ma le foto le faremo in costume, le stamperemo e saranno esposte nelle vetrine della nostra città.